ha un ruolo importante in uno dei più grandi vini, dei grandi vini della celebre Roja in Spagna, dove vanno in giro per il mondo. Esiste anche un bianco scoperto alla fine del XX secolo. Ciao a tutti da Bruno e Andrea. Papà, cosa abbiamo oggi? Abbiamo un vino spagnolo. Oh, perché fantastico. Abbiamo un vino spagnolo? Perché è prodotto nella California centrale, Central Valley, e molto importante, è prodotto in una zona del Sud America, l'Argentina e in specifico Mendoza, okay, dove ci sono dei grandi vini, e nella zona della Mendoza produce veramente dei grandi vini. Parliamo del Tempranillo. Tempranillo, perfetto, quindi origine spagnola, esatto. E poi è un vino spagnolo che rimane in Spagna. Noi parliamo ancora di vini che possiamo cercare e trovare qui, ma poi andiamo a parlare dei grandi vini, o dei vini, non chiamiamoli grandi, ma dei vini italiani e dei vini francesi. Ok. Che senz'altro qualcosa girando troviamo a un prezzo non eccessivo. Ragionevole. Adesso apriamo la bottiglia del Tempranillo, questo. Quindi diciamo che al di là dei vitigni francesi italiani che possiamo ritrovare, il Tempranillo un po' sui generis, non è comune trovare a queste fasce di prezzo che, come ricordiamo ai nostri ascoltatori, al di sotto di $10 delle varietà come il Tempranillo, che sono diciamo particolari. Allora, diciamo che il Tempranillo è un vino che si può trovare, io pensavo fosse difficile trovarlo, invece si trova sotto i $10. Ok. E mentre diventa difficile trovare poi magari dei vini italiani o francesi, se non i soliti, sotto i $10. Poi andremo a vedere. Come tu sai, noi volevamo presentare un altro vino, ma non lo diciamo. Non lo diciamo. Magari riusciamo a trovare la bottiglia. Non riusciamo a trovare una bottiglia europea, perché bisogna fare il contrasto tra quello prodotto in California e l'altro prodotto in Europa. Perfetto. E in specifico tre zone dell'Europa, Italia, Germania e Francia. Non dire altro che la gente altrimenti potrebbe... Li conosciamo, e quindi una bottiglia del genere, se non riusciamo a trovarla noi, è inutile che ne parliamo. Assolutamente, bisogna fare delle review oneste. Esatto. Per cui... Cioè, è inutile che io me la faccia arrivare via porte, poi non sta bene. No, quindi quando noi troviamo il luogo che ha queste bottiglie e ne ha a sufficienza anche per qualcuno andare a comprarle, allora diremo. Assolutamente. Noi diciamo subito che questa sempre, noi andiamo a prendere molto di questo Crane Lake, perché alla fine la qualità e il prezzo diciamo che ci stiamo bene bene dentro. Questo di nuovo è una bottiglia Crane Lake che costa... siano sui $4, ma neanche, mentre questo, che è un prodotto spagnolo, ecco, quindi questo è Tempranillo, sì, questo è spagnolo, abbiamo preso appunto un Tempranillo spagnolo, costa sui $5 e qualcosa. Quindi c'è un dollaro e mezzo, diciamo. Sì, esatto, okay. Esatto. Okay. Ma questo io non so, senz'altro sarà dato dall'importazione la differenza, quindi non è... Parliamo prima del Tempranillo, però facciamo una cosa importante, li versiamo nei bicchieri di modo che si iniziano a prendere un po' di aria. Perfetto. Versiamo questo. Quindi mentre papà viene bicchieri, dal momento che hai ricordato che abbiamo presentato un certo numero di bottiglie della Crane Lake, solamente per lamentare i nostri ascoltatori, quelli che ci seguono da più tempo lo sanno già, però è bene farlo presente a tutti quanti, queste bottiglie sono state comprate da noi, né la Crane Lake o l'altra casa produttrice, penso si pronunci Cierzo, essendo spagnolo, hanno sponsorizzato questa puntata. E quindi, già che ci sono, di nuovo ricordo, per coloro che volessero acquistare queste bottiglie, allora il Tempranillo della California è il Crane Lake e questo è del 2017, mentre quello spagnolo è il Cierzo del 2019. Allora, le metteremo nella descrizione del video. Sì. Diciamo che il Tempranillo è la risposta spagnola al Cabernet Sauvignon. Okay. Perché? Perché è la varietà
che dà nervo ai tanti buoni vini rossi spagnoli, cioè gli dà la forza, gli dà carattere. Mm-hmm. È un'uva, è un vino che quindi viene usato come il Cabernet Sauvignon per fare dei, per fare dei blend. La presenza è esatto. La è un vino, l'uva è un'uva da buccia spessa, mm-hmm. quindi i vini sono di rossi, come si può dire, di colore intenso, con un grado alcolico non molto elevato, strano per la Spagna, però la caratteristica è, non essendo un grado elevato, non avendo una grande acidità, hanno una lunga longevità. Ok. Una grande, quindi è un vino che essendo basso di grado, essendo basso di acidità, queste componenti lo portano ad essere longevo. Quando è in purezza? O anche quando no, è parliamo, parliamo del Tempranillo, non togliamo. Non come, esatto. Come blend. Come Tempranillo, non togliamo. Come blend è uno dei tanti fattori che... perché si chiama Tempranillo? Tempranillo deriva da temprano, un po' è un parente molto stretto del nostro primitivo. No. Ma non come vino, ma non come di vino. Di nuovo. Ma non come vino, ah, no, okay. Come maturazione. Il primitivo di Manduria si chiama primitivo perché viene prima. Il temprano significa matura prima. Ah, oh, ho capito. Quindi ecco dove dal sta, punto di vista cronologico, esatto, ecco dove sta la similitudine tra mm-hmm. il Tempranillo e il nostro okay. primitivo di Manduria. Per un attimo ho pensato. diciamo anche perché sono vini che maturano prima degli altri. Difatti lui matura prima della Granacca, che poi viene vinificato insieme ad essa. Ecco. Per quelli che non riconoscono la referenza, andate a vedere il nostro video sul Zinfandel e esatto. il primitivo, che era fantastico. Allora, i vini prodotti dal Tempranillo sono in clima, coltivati in clima relativamente freddi, hanno la tendenza ad essere mosti, come dicevo prima, con una bassa acidità, che è un vantaggio in vini leggeri. Gli aromi sono longevità, gli aromi vanno dalle foglie di tabacco al cuoio, alle spezie, poi okay. le sentiremo okay. piano piano, ma anche un leggero fruttato all'inizio. Sono coltivati, come dicevo, in molti luoghi della Spagna, Saragozza, Navarra, ma il posto ideale è la fredda riviera del Duero, che è al nord di Madrid. Duero. Che è al okay. nord di Madrid. Allora, una domanda per sì. te, perché la parte centrale della California sì. è insomma, particolarmente calda, soprattutto se pensiamo adesso alle temperature di questo periodo, ma anche durante l'inverno non scendono mai al di sotto dei 40, dei 50. Però è la parte più fredda della California. Sì, se noi diciamo la parte nord sarebbe la più sì. a meno che non andiamo verso le montagne. Esatto, io credo che sia questa la zona okay. centrovalle, perché lui preferisce i climi che sono esatto, un po' più temperati. Okay. Difatti lui è al nord di Madrid che fa freddo, però è vicino a Duero, dove mitiga praticamente il clima dell'acqua. È coltivato anche in Portogallo col nome di Roiz. Ed è un vino che viene usato, è uno dei vini usati nel porto, nella vinificazione del porto. E in Argentina, come vi ho detto all'inizio, nella zona di Mendoza, forse la poca acidità che ha questo vino non ha un grande seguito in America, in California. Diciamo anche che è fuori moda, perché viene poco... a me piace particolarmente il Tempranillo, se vuoi essere sincero, quando riesco beh, a trovare esatto, una bottiglia. Quindi è... Viene chiamato in California Val de Peñas, che non è altro che Tempranillo. Che Tempranillo, ok. Esatto. Nella Central Valley. Ha un ruolo importante in uno dei più grandi vini, dei grandi vini della celebre Roja. In Spagna, dove vanno in giro per il mondo. Esiste anche un bianco scoperto alla fine del XX secolo da un coltivatore.
nella vigna del Sempranillo. Ha scoperto l'ugino bianco. Ha scoperto l'ugino bianco in Sempranillo. Ok. Quindi, e questa è una cosa che io ho scoperto leggendo questo libro. E come lo identificano? Il Tempranillo bianco? Sì, cioè, sì, il Tempranillo bianco. Ok. Il Tempranillo bianco. Ci sono le bottiglie, proprio con scritto Tempranillo e il bianco. Ok. Poi cosa dobbiamo dire? Noi abbiamo preso una città importante, perché essendo al nord abbiamo preso Madrid. Sì. Lui al nord di Madrid c'è 2 euro, abbiamo preso Madrid per dire alla gente Madrid è una città splendida da dover visitare. Dico solo alcuni luoghi, perché non sto a elencare tutto Madrid, però luoghi importanti che sono il Museo del Prado, okay, dove andiamo a visitare Goya, andiamo a Goya, Velázquez e tanti altri pittori e artisti spagnoli. La piazza Plaza Mayor, piazza maestosa con la statua di Filippo III, uh-huh, importantissima. Poi abbiamo la Puerta del Sol. Ma poi ci dobbiamo far pagare a Madrid. Però. Abbiamo la Puerta del Sol, che è la piazza in centro, dove ci sono palazzi famosi e splendidi, come possono essere a Roma, a Parigi, a Londra, non dico le città americane, perché questi palazzi hanno una struttura, hanno una cultura, certo, che viene dall'antico. È la storicità. Esatto, quando troveremo che poi ne parleremo anche, perché andremo a trovare dei vini della California, dove parleremo di quella città californiana, okay, che ho già in mente. Perfetto. E c'è anche in questa piazza un famosissimo orologio che scandisce l'inizio dell'anno nuovo. Ecco. Abbiamo detto che. Adesso abbiamo detto tutto di Madrid. No, abbiamo detto tutto. Abbiamo detto due stupidaggini di Madrid proprio perché non. No, no. Viaggiate e guardate tutti i posti che potete. Se amate il vino, viaggiate col vino. Viaggiate. Perché oltre alla capacità potete visitare dei bellissimi paesi dove l'accoglienza delle persone è veramente maestosa. Mm-hmm. Ti accolgono in maniera splendida. Esatto. Questo accade. Questo è quello californiano. La differenza che puoi notare è che quello californiano, la vedi il colore è già diverso. Non ha il colore del Tempranillo, che è la buccia, essendo una buccia spessa e forte, uh-huh, quando la spremi il colore che dovrebbe essere più questo. Tendente a un rosso più carico, più, cioè questo è un rosso, però se lo vedi è il colore, questo rosso va molto sui lati dell'ali di questo, sì, sì. Senza nessuna, no, come si dire, noi stiamo analizzando adesso, non stiamo dicendo senza, niente, non sappiamo neanche un aspetto connotazione negativa, parrebbe lo stesso colore un po' diluito, esatto, questo è, ma di nuovo non ha una connotazione negativa, è solo per dare una noi idea diciamo di come che di come questo noi facciamo delle comparazioni, certamente adesso andiamo a dirlo, però la limpidezza di questo vino la puoi vedere, ha anche come vede la glicerina, che la grassezza vedi particolarmente dolcemente scende, sì, mentre in questo forse è maggiore, ecco, vedi qui scende più lentamente rispetto a questo dove scende più velocemente, vedi? Sì. Questo vuol dire che il vino ha una grassezza maggiore. Comunque questo è già intenso rispetto ad altri che abbiamo visto, perché gli archetti, sì, sono fitti e ravvicinati. La frutta che senti subito al naso è una, non il lampone, ma quelle due frutte di bosco, quella blu, che non so mai dire come è. Il blueberry, esatto, cioè il mirtillo. E l'altra. E il ribes, sì. Che noi chiamiamo mirtillo nero in Italia. Perché c'è il mirtillo anche rosso. Cioè, cos'è? Aspetta, no, perché allora quello sarebbe il non è ribes, perché il ribes è sempre rosso. Esatto. Cioè, penso che ci sia, c'è il gooseberry e il lingonberry. Esatto. Perché mi sono dovuto andare a rubare uno dei due bicchieri. C'è anche. Anch'io. No, dammi a me questo qua. C'è anche un leggero lampone, lo senti. Poco muore. In questo non lo beviamo ancora. Al naso, come puoi sentire, è persistente, sì, perché se noi lo riandiamo a prendere al naso e contiamo da 1 a 5, vedrai che questo supera
i 3 secondi. Quello spagnolo, sì. Sì, quello spagnolo, quell'altro non l'abbiamo ancora analizzato. Abbiamo solo visto i colori, okay. La differenza tra i due colori, come puoi vedere, questo è il colore del Tempranillo, intenso. Direi anche un colore robusto. Ecco, sì, mettiamo così. Sì. Molto intenso. Ecco. La differenza è notevole tra questo e questo. Questo al naso non svanisce più, questo al naso svanisce. Però già l'olfatto, anche lui, senti i frutti di bosco, pochino, e poi comincia a sentire subito una spezia che è il pepe. Sì. Pepe nero, questo qui californiano, e lo stesso lo sentiremo subito in questo. Direi anche che si sente appena appena il... Per andare veloce, perché si sente così. Allora, assaggiamo... Prima assaggiamo quello californiano per il semplice motivo che senz'altro quell'altro sarà più intenso. Sì. In bocca entra morbido. Tanini sono leggeri. Leggerissimi, ma qua non si sentono quasi. Si sente proprio soltanto un pochino il fruttato e basta. Mm-hmm. La spezia l'abbiamo lasciata a casa. La spezia, ma la spezia non la città. Mi serve il bando dappertutto. So. Sì, è un Tempranillo che... Non mi sembra particolarmente persistente. No. Sembra che il sapore segue il naso. Il naso. Esatto, non ha una gran persistenza. Però poi sente un pochino di forza. Mm-hmm. Dopo però sente anche la bocca che saliva, quindi ha una sapidità. Sì. I tannini sono tenui, molto tenui. Lui c'è di assaggiare il Tempranillo. Okay. Sentiamo spagnolo. Spagnolo. La differenza è netta. Oh. È netta. E l'ingresso sempre, perché di nuovo, delicato. Però i tannini si sentono. Se è più presente, generalmente è più corposo come sì. È più marcato. Sto cercando un attimo. Ti dico, quello spagnolo è 12,7%. Questo è 12,5%. Quindi non è tanto diverso. No, ma difatti il Tempranillo va dai 12,5 ai 12,7, 12,8. Non è un vino. Dai 12, no, raramente poi trovano da prendere. È come dicevo prima, è un vino. Bassa acidità, sì. Senti in bocca che non è un tanto acido. No. Non è alcolico, perché la senti che non c'è una grande alcolicità, però è un vino longevo. Sì. Quindi noi possiamo comprare questa bottiglia anche fra 5-6 anni e la troviamo nella stessa maniera. Se non sei passato te prima. Beh, se la compro non più, la bevo. Però qui si sente meno, proprio. In bocca, questo in bocca si sente più un pelo di cuoio che il tabacco. Però penso che se lo lasciamo, sì, lo lasciamo per un po', il tabacco diciamo, viene fuori. Sì, ovviamente questi li abbiamo aperti davanti subito, a loro, quindi andavano aperti un'ora prima, ma non vorrei che la gente pensasse che noi li apriamo, no. Se li vediamo. No, e poi ci mettiamo altri. No, perché non lo faremo mai. Sai che noi abbiamo la tua grande attività commerciale, non abbiamo mai fatto di queste cose. Altro, ma non questo. No, questo no. Altro, per lo secondo, non si dice, perché, però per i clienti eravamo... No, assolutamente. Onestà prima di tutto. Devi giocare per il lungo termine. Una cosa sola, il nonno ti ha insegnato l'onestà. Ah. Quello che era suo, quello che era tuo. Assolutamente. Ma guai a dover dare una vita almeno a lui.
era terribile. Però questo ti ha insegnato ad essere onesto. Ah no, no. Con te stesso e con gli altri. Come sempre, si gioca per il lungo termine, sì, non sì, per il breve termine. No. Allora, battaglia di bottiglie. Indubbiamente il campionino spagnolo la vince alla grande, okay, senza aver nulla a togliere. Se devo dire questo, se uno vuol bersi un bicchiere di vino così, beh, ci sta. Ma se uno desidera bere proprio un tempranillo, sì, con un tempranillo con un bel pollo arrosto che ho preso da qualche parte. Nessun riferimento a nessun riferimento. Questo tempranillo è ideale. Va bene anche con un formaggio che può essere semistagionato, non un formaggio morbido. Questo è un formaggio semistagionato, è anche un bel salume spagnolo. Ecco, questo è un bellissimo serrano, okay, ma non il serrano, che la gente pensa che il serrano sia... No, il serrano si dice serrano, in Italia si dice prosciutto. Esatto. Ora bisogna vedere cosa fa. Dove lo prendi. Esatto. Noi avevamo nel nostro negozio, come tu sai, il serrano di Segovia. Uh-huh. Ed era un serrano arrivato a ghiande, solo ghiande. Ecco. Quel serrano lì è perfetto con questo vis e questo... Cioè il povero maialino da cui nacque il serrano era da ghiande, perché il serrano si aveva ghiande, solo ghiande, quindi esatto, nelle foreste libero. Poi c'è un serrano che si aveva metà ghiande e metà non dico mangimi, ma una struttura del genere, l'altro che è soltanto in allevamento, solo paella, esatto, okay, solo allevamento, solo paella. Ok, allora penso che abbiamo detto tutto. Sì. Fantastico, siamo anche, per così dire, nei tempi, così non ricordiamo, non vogliamo denigrare questo. No, assolutamente. Ma questa indubbiamente è una battaglia di vicino a questo scompare. Però se voi per caso siete in un supermercato e trovate questa bottiglia al prezzo che diciamo, neanche valente, il suggerimento certamente, volete un tempranillo, comprate questo. Se vi trovate ad avere però questa bottiglia, ecco, la selezione è su questa bottiglia. Noi andiamo avanti con i tempi, poi faremo tempranilli proprio spagnoli e allora andiamo a cercare un tempranillo maggiore, con un tempranillo magari di Mendoza e vedere le differenze. Perché poi ci sono i terroir, i climi, tutto, certo, quindi certo, questo viene prodotto in una zona fredda, dove fa freddo, il terroir è molto diverso perché è all'interno della Spagna, questo viene prodotto in California, dove l'interno non è molto lontano dall'oceano, quindi... Infatti cercavo di farti arrivare a fartelo dire, però... I terroir sono ben differenti, esatto, e ben diversi. Perfetto. Ok. Benissimo, allora non facciamo altro che salutarvi, noi andiamo a mangiarci quel pollo lì che vi vedete. Beh, insomma, non è che l'ho fatto. Un saluto ciao a tutti. Ciao e buona serata. Buona serata. Bye bye.